Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questa nuovissima serie su Man of Medan. Almeno suppongo si pronunci così. Per questa nuova serie, ragazzi, per questo nuovo video voglio proporvi una sfida. Vediamo se incredibilmente riusciamo a raggiungere i 100 like. Non so se ce la faremo, probabilmente sì se ci impegniamo tutti insieme. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a raggiungere i 100 like per questo primo video di questa nuova incredibile serie. E che dire, prima di iniziare ovviamente ci tengo tantissimo a ringraziare con tutto il mio cuore tutti coloro che hanno fatto una donazione e che hanno quindi contribuito all'acquisto di questo gioco per far sì che questa serie avesse inizio. Per cui, che dire ragazzi, come sempre mi lasciate davvero senza parole, grazie davvero nell'anima, come sempre, non so che altro dire, vi voglio un mondo di bene ragazzi, grazie a tutti. Mi avete consigliato in diversi ovviamente questa serie, questo gioco, perché ragazzi della Supermassive Games, sarebbe a dire dai creatori di Until Dawn, io comunque già l'avevo adocchiato da diverso tempo, avevo guardato una sorta di trailer, insomma sembra davvero qualcosa di molto interessante, perché si tratta ovviamente ragazzi di un'avventura horror a scelte, e questa cosa già a noi piace tantissimo, perlomeno personalmente a me piace tantissimo, in cui ogni scelta ovviamente ragazzi può influenzare totalmente il destino dei personaggi. Ogni personaggio presente all'interno di questa storia può morire, per cui dovremo stare eccessivamente troppo attenti a far sì che questo non accada. E questo qua ragazzi è soltanto il primo, diciamo, racconto di una serie di racconti che saranno appunto comunque parte di questa antologia di Dark Pictures, perché è così che si intitola in piccolo, le Dark Pictures Man of Medan. E la cosa ancora più interessante ragazzi è che ogni racconto si basa su, mi sembra di aver capito, tipo leggende metropolitane, insomma storie magari realmente accadute o comunque storie che si raccontano, sapete? E quindi questa cosa è ancora più interessante. Infatti Alessandra, che saluto, mi ha spiegato che questo primo capitolo si basa su una appunto leggenda che, vabbè, comunque andremo a scoprire nel corso del gioco. Lei mi ha raccontato a grandissime linee di che cosa parlava questa leggenda metropolitana. Fatto sta che è appunto una storia che si narra fra i marinai, è una storia che a lei effettivamente è stata davvero raccontata, per cui wow, cosa super interessante. C'è chi mi ha detto che è me, c'è chi mi ha detto che non è a livello di Until Dawn, ovviamente non dura tantissimo, per questo magari il prezzo comunque non è così eccessivo, costa soltanto 30 euro, soltanto 30 euro, però sti cazzi ragazzi, quello che a noi importa adesso è andare ad iniziarlo. Cominciamo. Tra l'altro questo gioco ragazzi offre la possibilità di giocare in coop, quindi anche questo lo rende sicuramente interessante. Ovviamente io lo giocherò da sola. Sì. Sono morti questi qua, cioè sono bare, credo. Ok. Oh. Che siamo in Cina? Sembra di sì. Credo che sia. Non vorrei dire una cagata. Dai, fenomeno. Iniziamo a tornare verso la nave. Ubriachi, lerci. Aspetta un attimo. Che c'è? A quanto pare il vecchio Charlie il Bello ha una piccola missione da compiere. Se so combattere. Ehi, dammi una moneta. Perché? Devo scoprire il futuro.
Oh, non ha un bell'aspetto sta Iniziamo. Cosa. Cosa mi aspetta, nonno? Manciuria, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ok, già ragazzi ci mettono di fronte alla prima scelta. Allora, usa R per scegliere, come potete... Vorrei sapere qualcosa su mio figlio. Nel senso... Ok, non bisogna confermare, soltanto usare R, ok. Riuscirà a cavarsela. Ok, che dice? Che significa? Drago o bambù? Drago. Assolutamente. Ok, quindi basta la levetta, ragazzi. Non bisogna confermare con X o robe del genere. Ok. Vedo una cosa... Ok, tieni premuto R2 per raccogliere e R per esaminare. Perfetto. Questo era uguale, credo, più o meno in Until Dawn. Beh... È un tonno. Sembrerebbe un pesce. Eh già. Sì, è un tonno, un pesce. Che... Già comincia a parlare di sventure. Ehi, cosa? Ma che significa? Dimmi che significa. Che diamine, vecchio? Tratti aggiornati. Ehi, fammi provare, dai. Ah sì? Pensi di farcela? Combattere? Certo. Hai qualche moneta? Inizio a segnarmeli. Ci faccio un giro. Ok, diciamo, suppongo che questo sia una specie di tutorial, ovviamente. Allora, R per mirare, R2 per colpire. Ok, perfetto. Tac. Abbastanza intuitivo, diciamo, però. Sono tipici comandi. Benissimo. Tac. Tutto qua. Ok, ok, perfetto. Ci sono anche quick time events, ovviamente. Cosa che non poteva mancare, credo, perché... Infatti, a quanto pare, come si dice... Cioè, sbagliare un tasto potrebbe essere fatale, almeno credo. Dammi il tempo! Che diamine. Ovviamente aumenta, ragazzi, la rapidità in cui scompaiono i tasti. Grazie a te. Ah, tutto qua? Fantastico. Bella esperienza. Hey, meglio tornare alla nave. Rischiamo di restare a terra. Aspetta, voglio fargli un'ultima domanda. Dobbiamo rientrare ora, subito. Tratti aggiornati. Ok. Abbiamo i tratti di ogni personaggio. Anche questo, cioè, c'era in Until Dawn, se non sbaglio. Ci indicavano un po' i tratti generali del carattere di ogni personaggio. Allora, insicurezza, avventatezza, egoismo, altruismo. Non collimano molto queste cose, però vabbè, dai. Mettetelo nella 2! Nella stiva 2! Sì, ho capito! Non c'è bisogno che urli! Vediamo quanta gente è morta! No, aspetta, io non so se effettivamente sono bare, eh? Però c'è il simbolo di un teschio, probabilmente non sono bare. Di solito, ragazzi, il teschio così lo mettono sopra, sapete, tipo i materiali radioattivi, robe pericolose. Cioè, quelle su cui c'erano una bandiera probabilmente erano bare, queste non credo. Le hanno chiuse qua a chiave, con le catene, i lucchetti e tutto il resto. Non so quanto possa essere un buon segno questo. Andiamo, ragazzi, si parte. Dove sono i miei 50 centesimi? Ma che stai dicendo, sul serio? 50 centesimi? Quali 50 centesimi? Dai, non scherzare. Ehi, sparisci, forza. Non provare a spingermi. Oh, calmo! Ecco qua. Volete il mio parere medico? Questi due sono gonfi. Ma dai, ci voleva un genio per capirlo. Or
Portate questo qui in infermeria. Madonna mia. L'altro sbattetelo in cella e lasciatecelo. Ok. Ok, la nave salva, signori. Sì, parte. Interessante. Allora, se ci hanno presentato questi due personaggi è perché probabilmente saranno anch'essi parte. Oh merda, della storia. E sta imbarcando acqua, signore. Cosa questa? No buono! No buono! Accidenti! Questi fumi non hanno un aspetto molto rassicurante, queste esalazioni verdi. Oh, sveglia! You tam tam! Ma perché? Ok, 22 giugno. Siamo quasi al mio compleanno. Oh, oh, oh. Comunque, tutto ciò non mi piace. Infatti, ragazzi, questo qua è uno dei nostri personaggi. Allora, bisogna usare L per muoversi. Però, sinceramente, c'ho un certo timore adesso ad andare in giro con quei fumetti verdi che possono entrarmi su per le narici. Perfetto, si può interagire come effettivamente si interagiva in Until Dawn. Questo a quanto pare è nostro figlio. Già grandicello, eh? Già grandicello, lui è giovane. Vabbè, ragazzi, una volta facevano i figli a 18 anni, tipo, per cui già a meno di 30 anni c'erano figli abbastanza grandicelli. Allora, qualcuno di voi mi ha raccomandato di esplorare bene tutto l'ambiente di gioco, per cui, nonostante non sia una mia caratteristica, cercherò di seguire questo consiglio perché non mi voglio perdere assolutamente niente. Mi hanno dato questo aspetto cinematografico, ragazzi, diciamo che lo rende abbastanza interessante. Ok, apriamo. Ah! Ma che cazzo? Ok. No, non ci importiamo che c'è il cadavere di un uomo all'interno dell'armadietto. Buttiamoci a prendere la chiave. D'accordo. Accidenti. Forse la chiave è per uscire all'infermeria. Ma perché era chiuso lì dentro? Perché è morto, tra l'altro? Che diamine. Ah, non vuoi fare alcuna considerazione? Non vuoi indagare un po' il corpo? No. Va bene, c'è un diario, c'è una cosa qua, non posso prenderlo. Non hanno abbaiato tutta la mattina i cani, ragazzi. Continuate, ragazzi, mi sembra assurdo che non possiamo esplorare altro di questo cadavere, ma a quanto pare è così, per cui... Va bene, abbiamo preso la chiave, questo è quello che conta, no? Possiamo fuggire dall'infermeria adesso, vero? Ripeto che non è che mi fido tanto, perché eravamo chiusi dentro a chiave? Perché? Perché mai? Fossi in te, ragazzo mio, non andrei poi tanto in giro. Ah, ok, allora. Già sta cosa. Già! Questa ambientazione, ragazzi, direi che a prescindere è da brividi. Cioè, una nave del genere, cioè, non può che essere da brividi, va bene? Un'ambientazione simile. Accidenti, con sti corridoi così stretti. Ah! Già so che non mi piacerà affatto. Va bene? Poi le hanno fatte proprio bene queste inquadrature, devo dire. Ehi, Charlie, a te com'è andata? Basta, voglio uscire da qui. Che
diavolo succede là fuori? Ho sentito aerei e spari. Anch'io. Non lo so, amico. E ho trovato un cadavere. Cosa? Nel reparto. Nell'armadietto, meglio. Filiamocela. Dove ce la filiamo? Se, ecco, mi è passato attraverso, c'è già questo. Vabbè. Però, dico io, scusa amico, ma posso visitare questa cella? Direi che è il caso. Vediamo un po' che dice qua. Allora, cella settimana 27, Arthur Miller, piccolo furto, cioè praticamente ci hanno scritto perché hanno rinchiuso, insomma, i soldati senza valido motivo nella striva 3A in cui è vietato l'accesso. Attenzione ai dettagli, striva 3A, ubriachezza molesta. Ok, perfetto, niente di così imprescindibile, però sappiamo che nella striva 3A è vietato entrare qua. E qui che è successo? Amico, tu ne sai niente? Oddio, possiamo entrare pure qua? Wow. E qua c'è niente? Sembrerebbe di no, va bene. Le inquadrature, ragazzi, sono forzate, nel senso che a quanto pare non è possibile cambiare l'inquadratura da cui guardare. E qui che dice? Ha palesato una condizione di ubriachezza non consona, bla bla bla. Va bene, c'è una sorta di rapporto sul perché, insomma, questo tizio sia stato rinchiuso. E la cassaforte, magari c'è un tesoro nascosto, c'è un bottino incredibile. È chiusa. Guarda caso. Va bene, non c'è altro qui, amico. T'hanno fatto rapporto, mi dispiace. A te sì, a me no. Vabbè, forse no, pure a me l'avranno fatto, perché se l'hanno fatto a lui. Andiamo? Che dici? Ah, non mi piace. Amico, vieni, non mi lascia. Premi X in accordo al battito. Ah. Oddio Gesù, ma dai, davvero? Ma dai! Oh, sergente! Dai, che figata! Ok, in Until Dawn, in momenti del genere, avremmo dovuto tenere immobile il pad. Guardate, invece, adesso il battito è aumentato, ovviamente. Che figo, dai. È bella la cosa, ragazzi, eh. Sergente è così stupido non essersi accorto che eravamo qui. Vabbè, eravamo nell'ombra, dai. Però la trovo figa sta meccanica. Dai, non è malissimo. In Until Dawn, vi dicevo, ragazzi, dovevamo tenere immobile il pad e non uscire, insomma, col LED dalla sagoma. Forse era un po' più, come si dice, ansiogeno quello. Quello sicuramente. Però dai, non male come meccanica, figo. Il sergente aveva un fucile, ragazzi, non so se ci rendiamo conto, questo direi che lo rende abbastanza pericoloso. Non mi fa... Cos'è stato? Abbiamo finito? Era la sagoma di un marmocchio, l'ho vista bene. L'ho vista bene. Vi accorgete che qua già ci stanno queste fumelle verdi poco rassicuranti? Ve ne accorgete, vero? Mi sa che non ve ne accorgete. Amico, tu potresti fare qualcosa di più utile, però. No? Qua è tutto chiuso. Va bene, seguiamo la sagoma di quel mammoccio. Ah, amico, non mi lascia da solo, dai, ti prego. Vieni con me, vieni con me. È buio lì dentro. Charlie, aiuto. È buio lì dentro, è buio lì dentro. Ah, non ci entrate, non ci entrate. Ok, non ci entrate. Ah, devo fare pure in tempo. Merda, no. Sì, infatti. Qui si sta mettendo male. Ma dai, è tutto quello che hai da dire? È tutto quello che hai da dire? È tutto anomalo, accidenti. Qualcuno gli ha sparato.
Siamo? Che scusate, chiamata urgente, non mi ricordo manco che cosa stavo dicendo. Fatto sta che tutto questo non mi piace. Qua sta succedendo qualcosa di strano. Questo è poco ma sicuro. A questo poveraccio non so se gli avranno sparato. Fatto sta che vedete che c'è questo fumo verde. Ve le fate un paio di domande, dico io, no? Al diavolo, un altro morto. Chi è il fortunato? Ma dai, e chi sarà? Chi sarà mai? Uno che conosciamo, magari, no? Oh, dannazione, Buckley! L'ultima volta che l'ho visto in sala mensa era sano come un pesce. Poveraccio. Guardategli le mani, ragazzi. Perché ce l'ha così? E perché è così tipo terrorizzato? Oddio, Gesù! Non lo so, non lo so. Oh, amico, non mi lasciare da solo! Non mi lasciare sola. Oh, non voglio restare sola. Già abbastanza terrificante tutto ciò. Mi lascia pure da sola. Ok, figa sta inquadratura, ragazzi. È fighissima. Spettacolo, dai. Bella sta roba. Dove li sono impegnati? Sembra che si siano impegnati parecchi da sto punto di vista, eh. Tieni premuto L1 per camminare più velocemente. Perfetto, ok, abbiamo... perché dovrei andare di qua quando il mio amico è di qua? Effettivamente, eppure mi avete detto di esplorare. Sono solo io o anche tu hai un pessimo presentimento? Ma dai, davvero? Che domanda è? Ti sembra forse un sensitivo? Vabbè, io vado pure di qua, perché mi è stato detto di esplorare e devo esplorare. Benissimo, ho esplorato ed è chiusa a chiave, per cui io vado di là e dove c'è il mio amico, va bene? Stiamo andando a sbaglio nella zona tipo del magazzino 3A o una roba del genere? Fatto sta che è immenso sto posto, ovviamente essendo una nave, è bella grandicella, evidentemente è una nave militare. Non so se definirla mercantile, effettivamente. Ah! Ehi, Chuck. Hai visto quel bambino? No. Ti senti bene? No! Ok. Benissimo. D'accordo, ma lui non l'ha visto. Io l'ho visto. Qualcosa qui Charlie, non va davvero. Vieni qui. Ciao. C'è ancora qualcuno di vivo? Bene, continuiamo a trovare morti che hanno espressioni allucinate e terrificate. Perché terrorizzati? Perché? Ok, questa luce adesso non aiuta, eh. Oddio, siamo pronti perché... Oh! Minchia che figata sta luce, ragazzi. Fa paura ma è fatta benissimo, accidenti. Guardate quanto fumo, lo vedete? Ce li avete gli occhi per vederlo? Vieni qui. È chiaro che è un'allucinazione, ragazzi. Pure lui è terrorizzato. Oddio, no! Charlie! Oh, calma, 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 calma. Il vecchio cinese aveva parlato di morte e sventura, eh. E tuo figlio, zio. Oh mio Dio, ma che hai fatto? Oh mio Dio! Ok, è un'allucinazione, è ufficiale. Non ti avvicinare. Ah!
allucinazione, amico. Calma, calma. Oddio, che ha? Che ha? Ma che è morto d'infarto? Oddio, sarebbe venuto a chiunque. Ehi, c'è nessuno? Rispondete, qualcuno mi riceve? No, forza! Avanti, dannazione! E tu, me lo spacco. Ok, è stato terrificante, ragazzi. Che diavolo è stato? Ragazzi, come ha le pupille grosse così, eh? Ok, sono quei gas verdi, ed è chiarissimo che sono allucinazioni, ragazzi, perché abbiamo visto, abbiamo provato a sparare al bambino e i colpi gli sono passati attraverso. Won't you spare me over till another Che intro, signori, che intro. Probabilmente la canzone non mi permetterà di monetizzare il video, però... Salve. Questo qui è il mio archivio. Ok, probabilmente questo sarà una sorta di narratore, una roba del genere. Che figata. Perché, vi ho detto, saranno diverse storie, quindi... Io sono il curatore. Eccolo là! Curatore di storie. Storie d'amore e odio. Abilità e bellezza. Vita e morte. Storie come questa. Scriverò la storia che decideremo insieme di raccontare. Questa storia è scritta solo in parte. Ciascuno la completerà con le proprie scelte. Solo questo definirà se la sorte delle persone coinvolte continuerà ad essere buona o prenderà una piega meno felice. Tutti ci affidiamo alla nostra bussola morale per prendere una decisione. E dobbiamo accettarne le conseguenze, anche quando fatali. Ecco. Ma non bisogna temere la morte. Dopotutto, essa è ineluttabile.
è il prezzo da pagare per aver vissuto e arriva prima o poi per tutti. Anche se nessuno ha tutta questa fretta di pagare. Ma no. Vero? Già. Come nella vita reale, le proprie azioni contano e le nostre scelte si ripercuotono sugli altri. Continuerò a seguire i progressi della storia. Non è mia abitudine interferire, ma potrei anche pensare di offrire qualche suggerimento. Questo, per esempio. Ci sono immagini in questo mondo che possono mostrare scenari plausibili. Riuscendo a trovarle e a comprenderle, possono aiutare a prendere delle decisioni migliori. O dovrei dire decisioni che conducono agli esiti auspicati più fortemente. È tutto per ora, ma presto avremo l'opportunità di parlare ancora e di valutare insieme qualsiasi strada percorsa. Che figata. O qualsiasi disastro, ecco. Causa. Nel mio caso è più probabile questa seconda. Che figata, raga! Spettacolo! Wow, 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 wow! Allora, io suppongo che, insomma, mi avrà salvato qui la partita. Adesso io non so di preciso quando avviene il salvataggio, però penso che da questo punto potremo riprendere la prossima volta. La cosa promette davvero bene, ragazzi. Mi è piaciuto un casino questa intro, questa parte iniziale. Wow! Vedremo cosa succederà dalla prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!